E buon salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, ricordo che ho aperto il server di Discord, quindi se volete un contatto diretto con me, trovate il link in descrizione. Detto questo, prima di passare a quelli che sono i contenuti della guida di oggi, volevo un attimo informarvi su una cosa legata a Elden Ring e soprattutto ai contenuti del canale. Sappiate che ultimamente, sia su Discord che sotto i commenti dei vari video, mi sono arrivate parecchie domande legate a quelle che sono le basi del gioco. Per farvi un esempio, non so come funzionano le cenere di guerra, come si mettono nelle armi, come funzionano gli spiriti, come si potenziano gli oggetti, come funzionano le stregonerie, gli incantesimi, tutto quello che riguarda la struttura generica di base del gioco. Quindi, molto probabilmente, alternerò le build a quelle che saranno delle mini guide, perché sono parti veramente molto 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 corte del gioco, su quelle che sono tutte quelle parti di base generica che non ho portato all'inizio perché c'erano veramente tanti canali oltre al mio che portavano già questi contenuti, quindi io personalmente avevo evitato. Ma dato che ho visto che molti di voi vogliono vedere anche guide fatte da me su questi determinati argomenti, sarò felice di portarli. In più, questa cosa mi rende felice per il fatto che Elden Ring vuol dire che sta continuando ad avere un ciclo di giocatori nuovi tra quelli che ovviamente smettono di giocare e quelli che cominciano, nonostante molta gente abbia già smesso di giocare a questo titolo, questo diciamo che mi dà un po', diciamo, di speranza, quello che è di continuità di tutta questa opera, prima almeno che arrivino gli DLC, anche perché non so quando usciranno, e questo mi dà la possibilità di portare nuovi contenuti sul canale. Ma detto questo, direi che possiamo passare a quello che è l'argomento della guida di oggi. Come avrete letto dal titolo, oggi nello specifico vi porterò il set degli oggetti, diciamo abilità e equipaggiamenti legati a Mogwin e al fatto che i suoi danni sono diversi dall'effetto che le sue armi e abilità vanno a imprimere agli avversari solo e esclusivamente perché all'interno della trama sono posizionati in un determinato punto e vi farò anche altri esempi perché questo succede con un sacco di poteri all'interno del gioco. Diciamo che è una cosa molto particolare con cui io ho discusso veramente tanto con un utente quando ho iniziato a fare le guide di Elden Ring, perché non si riusciva a capire come il gioco gestisse i vari poteri, le varie abilità, quindi come trovare le debolezze dei nemici e utilizzare gli elementi contrastanti di forza o di debolezza. Adesso vi andrò a spiegare anche questa parte, molto a livello generico, ma direi che possiamo partire. Ok, come potete vedere, come sempre, ci troviamo qui al castello di Godric perché dopo volevo mostrarvi quelli che sono i danni della build che andremo a vedere oggi. Però prima volevo un attimo continuare quel discorso iniziato nell'intro del video, ovvero ci sono alcuni equipaggiamenti e abilità che possiedono danni diversi dagli status che vanno ad applicare, questo solo e esclusivamente perché vengono collocati in determinate sezioni di quella che è la trama. Nello specifico, oggi andremo a vedere tutto il set delle abilità di Mogwin, partendo dal tridente che mi vedete in mano ai vari incantesimi. Sono sicuro che tutti voi avrete pensato quello che ho pensato io la prima volta che avete preso in mano questo tridente e usato la sua cenere di guerra, ovvero questa. Quest'arma scala sanguinamento, quindi arcano e destrezza, e funziona come tutte le altre armi con sanguinamento. Beh, è completamente sbagliato e, come voi, ho sbagliato anch'io. In poche parole, tutto il set di Mogwin, tridente, più gli incantesimi che vedete in basso a destra, che sono gli ultimi quattro, scalano con il danno da fuoco e causano sanguinamento come status negativo. Lo so, è una cosa molto particolare perché non c'è scritto da nessuna parte e nelle descrizioni degli oggetti non viene specificato. Però questo cambia completamente la logica che deve essere messa dietro alla build di questi oggetti. La build che avevo portato io all'inizio, quella del Signore del Sangue, utilizzava gli amuleti
delle varie build semplicemente da samurai o del sanguinamento che avevo già portato e avevo un determinato danno. Sappiate che se farete questa build con le statistiche che vedete in alto a destra, come le ho impostate io, utilizzerete più o meno gli oggetti sono gli stessi, sempre della build sanguinamento, quindi tutta l'armatura questa con l'elmo dedicato al sanguinamento, l'amuleto del sanguinamento, però andrete a mettere l'amuleto che aumenta i danni da fuoco e quello che aumenta tutti i danni a livello generico a vita al massimo, quello di Alexander, c'è sempre. In più andrete a mettere nel balsamo la goccia che va a potenziare i danni da fuoco e stavolta l'incantesimo che va a potenziare tutti i danni fisici e l'affinità al fuoco avrà una doppia utilità, quindi andrà a potenziare sia la cenere di guerra dell'arma che tutti i vari incantesimi. Sappiate che il danno di questa build è più o meno il doppio di quella che avevo portato la volta scorsa. Sappiate che questo discorso è applicabile anche alla build che ho portato dell'assideramento, perché anche quella build lì ha un intero equipaggiamento delle abilità che sono gli incantesimi e le armi spettrali che vengono date da quei boss tipo uccelli di fuoco nero che si trovano solo di notte. Tutte quelle abilità e quegli oggetti causano un danno diretto magico, ma fanno anche assideramento, quindi hanno un danno diverso dallo status che applicano. Questo diciamo che è un discorso ampissimo che io ho fatto, come ho già detto prima, con un utente sotto nei commenti all'inizio della mia esperienza con Elden Ring e il fatto che moltissimi nemici abbiano debolezze non specificate solo perché sono collocati in punti della trama e determinati poteri vanno a intaccarli in maniera diversa. Nel caso aveste voglia o voleste saperne di più, fatemelo sapere. Sarò felice sia nei commenti che sugli utenti di Discord di spiegare più o meno come funziona la questione delle debolezze e delle forze all'interno del gioco. Ma tornando a noi, un modo, diciamo, per capire che gli incantesimi e le abilità legate al set di Mogwin avevano danno da fuoco è guardare gli incantesimi. Sì, però anche lì non tutti, perché per esempio quello più utilizzato da tutti, ovvero lo sciame, questo non ha nulla di fuoco. Adesso mi spiegate come faccio a capire che fa il danno da fuoco? Ok, utilizzando gli altri la questione cambia un pochino. Il primo che andremo a vedere è quello del tipo 3 fendenti a mo' di unghie che si trova nelle fogne della capitale, questo qui, che come vedete fa una leggera esplosione di fuoco. Anche qui poteva essere magari non capibile al 100%, però andando a vedere gli ultimi due, effettivamente questa cosa poteva essere abbastanza ovvia. Questo è l'incantesimo proprio di Mogwin, che ve lo fa anche nella boss fight. Come vedete, lanciate letteralmente del sangue in avanti a diciamo 180 gradi, che al contatto col suolo prende fuoco, quindi poteva starci il danno da sanguinamento. E adesso vi voglio fare vedere la più grande differenza. Questo è il potenziamento del sangue, dell'incarnazione, dell'affinità del sangue di Mogwin. Come vedete, letteralmente l'arma è avvolta dalle fiamme. Adesso vi faccio vedere quello dato dal seppuku, l'abilità che va a mettere l'affinità sanguinamento sull'arma. Come vedete, sono completamente diversi. Questa è avvolta letteralmente da un'energia rossa che ricorda il sangue e l'altra da una vera e propria fiamma. Quindi da un certo punto di vista poteva essere qualcosa di calcolabile o comunque capibile, però che si sia capito o meno, il discorso è semplice. Questi oggetti vanno, diciamo, tarati come in una build legata ai danni da fuoco, come quella che ho portato del monaco di fuoco, del signore del fuoco, per andare a massimizzare quelli che sono i danni, che adesso vi farò vedere. Facciamo il primo potenziamento, il secondo potenziamento, attiviamo il balsamo. È morto con due dei tre colpi della cenere di guerra. Questo dovrebbe farvi capire quanto possa effettivamente fare danni questa abilità. Sappiate inoltre che nelle clip, la prima che vi farò vedere, perché come al solito metterò un paio di clip contro i boss, sarà contro quella simpaticona di Malenia, proprio per farvi vedere la potenza di questa build, come è stata impostata
adesso. Detto questo, gli oggetti di questa build li ho già fatti vedere, dato che ho fatto una build identica. Cambiavano solo letteralmente i due amuleti, questo e questo, che avevo messo i due di Millicent, e il balsamo era leggermente diverso. Semplicemente vi metterò quella nella descrizione, più la build del monaco di fuoco e del signore del fuoco, perché ci sono tutti i vari oggetti legati al danno da fuoco e vengono spiegati passo passo, in modo che anche i giocatori nuovi possano trovarli e capire dove sono all'interno del gioco senza avere dei problemi o fare fatica in questa operazione. Detto questo, come sempre vi lascio alle clip dei boss. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi abbia fatto capire un po' di più la logica che sta dietro i danni delle armi e delle abilità all'interno di Elden Ring. Nel caso, come ho già detto, fatemi sapere nei commenti se volete qualche altro video a riferimento di questo segmento del gioco. Detto questo, dal maestro B1 per Hobby è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video.